Il disastro che sta avvenendo in Siberia a causa del mega incendio avrà probabilmente effetti a scala globale. Non sarò ridondante ripetendo le informazioni che girano sul web, quelle sicuramente potete trovarle in giro, insomma, di cosa succede, quanti ettari incendiati, eccetera, eccetera. Qui voglio fare una riflessione. Questo evento dovrebbe far riflettere i poteri forti e noi tutti. Per quanto l'uomo della società moderna possa autoconvincersi di essere il perno, il protagonista figo, indiscusso del pianeta Terra, le dinamiche naturali a scala globale restano in grossa parte incontrollabili e dovremmo imparare una volta e per sempre che la natura non va sottovalutata, anzi va capita e tenuta d'occhio. Il tema della riflessione, di questa riflessione, non verte solamente su questo incendio che non ha certo un'origine antropica, ok? Almeno non direttamente. Verte su tutte quelle dinamiche e processi a scala globale, come per esempio il riscaldamento globale. Sapete qual è il problema, secondo me? Che processi del genere sono talmente grandi che spesso non ne vediamo il perimetro e non riusciamo a definirli, a quantificarli, rimane tutto un po' sfocato, ok? In quel preciso istante rischiamo di commettere un errore enorme, sottovalutare il problema. Non solo, c'è anche un altro aspetto che spesso ci fa sottovalutare questi processi, cioè il tempo. Un incendio si consuma generalmente in giorni, in settimane, in mesi, no? Più o meno. Insomma, ha un tempo ben definito e l'impatto può essere immediatamente visibile, ok? Tangibile, ci troviamo. Il fatto che sia tangibile, ok, aiuta a renderci conto del problema stesso e correre eventualmente ai ripari. Vedi la Russia che praticamente ora è in stato di allarme, se non erro, ok? E questo va bene. Ci sono però dei processi naturali anche molto più grandi di questo incendio in termini di impatto a lungo termine che sono più lenti, molto più lenti. Non si parla di settimane né di mesi, si parla di anni, di decenni, di secoli. Ritornando al riscaldamento globale, il riscaldamento globale ne è un esempio, 0,8 gradi in più in 150 anni circa. Il fatto che sia lento spesso risulta poco tangibile a tutti noi, agli individui della società, ok? Troppo spesso appresa da interessi economici e politici, come sappiamo. Il fatto che sia lento, ecco, a questo voglio arrivare, i suoi effetti non sono percepiti nell'immediato, non gli si dà la giusta attenzione, ecco, e si finisce ovviamente per sottovalutarlo. Nonostante la comunità scientifica mondiale stia denunciando la cosa da anni, e quando dico comunità scientifica, ragazzi, parlo di pubblicazioni scientifiche, non del gruppo di ciarlatani. Morale della favola, questo incendio che ora dobbiamo pensare a spegnere nell'immediato, quella è la priorità ovviamente, dovrà essere secondo me una lezione per tutti noi, una lezione che ci insegni a guardare questi fenomeni naturali con più attenzione, con la giusta attenzione, anche quelli lunghi e lenti, soprattutto quelli lunghi e lenti. Dobbiamo, secondo me, davvero ampliare le nostre vedute per renderci seriamente e concretamente conto che non possiamo sottovalutare questi mega processi. Così come la Russia ora è in stato di allarme per questo incendio, ogni paese della Terra, secondo me, dovrebbe essere in stato di allarme per il riscaldamento globale e per l'inquinamento che stiamo producendo. E sia chiaro, stato di allarme non significa panico. Significa focalizzare un problema e tentare di risolverlo rimboccandosi le maniche. Intanto dietro di me sta succedendo una cosa stranissima. Ragazzi, sembra una bomba atomica.